c'è da fare i complimenti a Casetta che ci ha creduto fino in fondo, ha recuperato un gap che si era creato all'intervallo. E noi, se rispetto alla partita di, che abbiamo giocato con Mantova domenica scorsa, pensavamo che fosse un calo fisico nel secondo tempo, cioè, oggi ci aggiungo anche un problema a livello di testa, di concentrazione. E chiaramente io sono qua, sono allenatore, sono qua per questo e sono qua per risolvere il prima possibile questo doppio problema fisico-mentale. Una squadra che ha prodotto tanto il primo tempo, noi abbiamo giocato di squadra, siamo passati la palla, però alla fine le partite contano nella seconda parte e lì dobbiamo arrivare più pronti, più decisi e più anche a livello di squadra più compatti e più organizzati. Ecco, quindi io in quanto allenatore mi sento responsabile di questa sconfitta e vogliamo lavorare per vincere la prossima in casa, questo a tutti i costi. Coach, su quale aspetto è più facile lavorare, quello fisico o quello mentale? Beh, è chiaro che è una squadra che ha bisogno di lavorare per arrivare pronta alla partita e con il lavoro riesce a colmare anche un discorso di problema mentale. Quindi è un lavoro di durezza quotidiana e questo ti risolve i problemi. È anche vero che giocare da essere, tra virgolette, la squadra a battere tutte le due, quindi forse questo mette ulteriore pressione sul giocatore. Però se deve essere il bello di giocare anche in club così. Non deve essere il problema, deve essere il bello e la motivazione ulteriore a dare di più ogni giorno.